Bella a tutti ragazzi, come vuol dire, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su Among the Sleep con il terzo video su Among the Sleep. L'ultima volta eravamo rimasti qua appunto che avevamo attraversato questo magnifico ponte con il pianoforte ragazzi, veramente qualcosa di assurdo. Comunque adesso andiamo di sotto perché ci restava qua appunto di infilarci dentro lo scivolo, quindi andiamo giù. Ok, siamo arrivati di sotto, perfetto. Ah, quindi ce l'abbiamo fatta. Allora, qua abbiamo il nostro amichetto, orsacchiotto. Prendiamo in braccio l'orsacchiotto, che è la migliore cosa da fare. Comunque, niente. Adesso attraversiamo quest'asta. Comunque, già qua c'eravamo stati, perché questo qui è esattamente il pezzo quello prima dove c'era appunto questa casa. Dobbiamo trovare una via per metterci in salvo, una via d'uscita. Quindi io devo uscire da qua. Ma io la porta ieri non l'avevo chiusa. Che cavolo è sceso? No ragazzi, ma è un disgraziato sto pupazzetto. Allora, devo invilare appunto questo ricordino qua dentro. E il carion, perfetto. Lo devo, credo, inserire qua dentro. Perché almeno ieri avevamo fatto così con l'altro coso, perfetto. Mettiamo il carion lì dentro. Adesso chiudiamo la porta. Chiudiamo la porta. E... gira la manopola, gira la manopola, gira la manopola, brutto disgraziato. Guarda che non gira. Ok, abbiamo girato la manopola, sta un po' esplodendo tutto. Vabbè, credo che sia... ah, ok. Ho capito. Ho capito, vedete, qua c'è un coso. Qua c'è il carion, quindi dobbiamo trovare altri due ricordi, ragazzi. Perfetto, andremo a trovare adesso altri due ricordi. Quindi esattamente credo che mancano due episodi e poi il gioco finirà. Se il gioco finisce appunto così con i ricordi. Allora, vieni in braccio a me. Bellissimo e dolcissimo orsacchiotto. Andiamo giù. Allora, già l'atmosfera non mi piace da quel che sembra. Comunque, dai, andiamo giù. Ok, perfetto. Siamo scesi giù e adesso siamo in un luogo che rispetto a quello di ieri non mi piace. È molto cupo l'ambiente di questo luogo. Oh, no, no, raga. Ma perché quando sono da solo mi capitano mi capitano? Che posto? Ma veramente non lo so. Non lo so. Cioè, quando gioco da solo appunto mi capitano, mi captano, di nuovo l'ho detto, mi capitano degli ambienti veramente assurdi. Che è sta cosa? Cos'è? Aspetta, mettiti in piedi. Cos'è? Devo cliccare X, mi devo arrampicare, perfetto. Dai, allora, devo rimuovere questo telo, credo. Non lo so, ah, qualcosa la devo fare, infatti. No, un puzzle. Devo fare un puzzle? Stiamo scherzando, vero? Devo trovare dei pezzi mancanti di puzzle. Oh mio Dio. Allora ragazzi, adesso mi dovrò impegnare perché appunto devo trovare dei pezzi di puzzle. E non credo che la cosa sia abbastanza semplice da svolgere, no? Perché qua abbiamo tantissimi luoghi da vedere, come posso notare. Ah, ok, già ne ho trovato uno, boh. Ok, preso il pezzo di puzzle. Questo coso qua, il quadro, perché lo posso... boh, non lo so. Non lo so, comunque già un pezzo di puzzle l'abbiamo trovato. E non è una cosa malvagia assolutamente se già troviamo così i pezzi di puzzle veloce veloce. Aspetta, forse devo mettere esattamente il pezzo di puzzle. Vediamo un attimo. Ah, infatti, ecco, mettiamo proprio quello che avevo intuito. Allora, mettendo il pezzo di puzzle si apriranno le vie che ci porteranno comunque a trovare gli altri pezzi di puzzle. Quindi siamo pronti ad entrare in questo magnifico non so cosa. Eh? Siamo entrati dentro un quadro? Stiamo scherzando, vero? Stiamo scherzando, ditemi di sì. Perché la cosa non mi piace. Cos'è? Devo... come faccio a saltare? Ah, ok, c'è l'asta, mamma mia, non l'avevo vista. Rischiavo di cadere. Allora, vediamo qua, apriamo sto cassetto. Apriamolo, apri, 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 apri. E apriti. Boh, ragazzi, un cassetto così brutto che non si apre. Allora, questo coso non si può spostare, perfetto. Perché devo dare... cosa sta succedendo? Ragazzi, non ci sto assolutamente... boh, non lo so, perché sono caduto in mare, anche molto deficientemente dovrei dire, e però
Non lo so, mi è apparso un giuccetto là, l'ho cliccato, niente, boh, sono resuscitato, non ne ho la più pallida idea di cosa sia successo, comunque. Comunque devo, per illustrare tutto, cioè raga, è un casino, qua c'è qualcosa che ovviamente non posso percorrere, e qua ci abbiamo, cos'è? Cioè, abbiamo un albero da salire con i cassetti, boh, veramente assurdo. Veramente assurdo. Allora, saliamo qua ancora. Perfetto. L'utilità di questa salita è stata... ah, aprire la finestra. Ottimo. Ottimo, perfetto. Allora, scendiamo di qua. Io non so dove sto andando. Non so se sto facendo la cosa giusta. Però, spero di star facendo appunto la cosa giusta. Il vero problema è che qua, se non... aspetta, quello è il pezzo di puzzle? No, non è il pezzo di puzzle. Ragazzi, il vero problema è appunto che se qua non troviamo tutto, è veramente assurdo, perché questo episodio potrebbe durare infiniti anni. Ma io credo che sto andando giusto, perché non mi sta succedendo nulla praticamente, quindi credo che tutto sommato sto andando giusto. Poi mi è apparso salvataggio in corso, quindi non vedo il motivo perché... ok, grazie mille. Mi spengono l'unica fonte di luce che ho. Allora... non so assolutamente dove andare, ma credo di qua, guarda. Io qua sto seguendo tutto per filo e per segno, per come mi viene qua. Non lo so. Però sento dei rumori che non mi piacciono. E comunque devo stare attento a perlustrare bene l'ambiente, perché rischio di andarci fottuto. Qua c'abbiamo una cosa, cos'è? Boh, l'ho calata. Ecco qua il pezzo di puzzle. Il pezzo di puzzle. Finalmente ci abbiamo il pezzo di puzzle. Qua ci abbiamo un aeroplanino che ovviamente non vola ma precipita. Altro pezzo di carta. E dove devo andare? Ah, ok, ho capito. Per mezzo secondo ho temuto di dover rifarmi tutto indietro. Praticamente non ci sarei mai riuscito, perché non mi ricordavo più la strada che avevo fatto. Quindi ero praticamente fottuto. E qua era dove eravamo prima appunto. Vedete, ora scivolo. E in teoria io sono arrivato vicino al quadro. Ragazzi, c'è qualcuno che parla. Non so dove. C'è qualcuno che parla. C'è qualcosa che si muove. Io quando sento queste cose non mi giro. Non mi giro. Oddio. Oddio mio, raga. Veloce. Mi sta salendo l'ansia, porca vacca. Ogni volta non è possibile. Ogni volta non è possibile. Mi deve salire l'ansia all'infinito. Assurdo. Allora, non lo so. Non lo so. Quindi devo mettere qua adesso l'altro pezzo di puzzle, che va messo esattamente qua. E ne rimane uno che ovviamente lo troveremo qua. Comunque entriamo dentro e non so neanche se ce la facciamo appunto a... non lo so, a completare questo livello in 20 minuti. Non ne ho la più pallida idea. Appunto, allora. Sento del... oh cazzo, oh cazzo. Mi ero cagato addosso. Mi ero cagato addosso. Perché tra l'altro avevo visto da vari screen, che appunto ho visto sparsi per il web. Dai vari screen ho visto il mostro. E il mostro, ragazzi, è un albero, una roba del genere, non lo so. Quindi per questo mi ero preoccupato. Mi sembrava di aver visto il mostro. E sinceramente, se vedo il mostro... oh, oddio! Oddio, oddio, oddio. Madonna! Ma vaffanculo, coglioni di merda, che mi mettete gli stivali a cazzo. Vaffanculo. No, mi sono cagato male, mi sono cagato male, mi sono cagato male. Allora... devo trovare questo pezzo di puzzle e credo che non lo troveremo con tantissima tranquillità, perché già mi fanno cadere gli stivali davanti, porca vacca. Qua già sono pronti loro a farmi prendere degli infarti. Quando vi giocate che adesso appena apro questa porta mi appare qualcuno? Quando vi giocate che mi deve fare prendere un infarto sto gioco del cavolo, vero? Quando vi giocate, mettiamo sto coso qua e vediamo quando ci dobbiamo giocare, va? Vediamo. La sto aprendo, raga. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ho paura, marcia. Ah, ok. Tutto sommato. Lambo.
Avverrà un lambo? No. Comunque, raga, i corridoi. Cos'è? Oddio! Oddio! Via, 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 il mostro! Via! Via, bastardo! Bastardo, via, via, via! Via! Vai sotto! Oddio! Oh mio Dio! Oh! 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 Ragazzi, il problema è che quello... Non so se riesce ad entrare o se era tanto così per far paura. Cavolo. Cavolo, brutto bastardo che... Non sei altro, valla. Ti cadesse un drongo in testa, mi faresti un grosso favore? No, raga, la sedia non la posso neanche portare fuori. E cosa devo fare? Cosa devo fare che se salgo qua il mostro mi incula? Ok, è scomparso. Forse riesco ad aprire. Perfetto. Ho aperto la porta. Chiudiamo perché là c'era il tipo brutto. Ragazzi, adesso sono veramente terrorizzato che il mostro potrebbe apparire da un momento all'altro. Infatti non so se ci fate caso, ma non sto neanche perlustrando più tanto le cose, perché sono terrorizzato male, raga. Boh, ragazzi, comunque non è una buona cosa, perché stiamo... Che è? Siamo usciti fuori. Quindi la cosa non mi piace, perché poco fa il bastardo era qua. Il bastardo di un mostro. Il bastardo di un mostro era qua. E là abbiamo il pezzo di puzzle. Perfetto. Ce la faccio a girarla da qua, vediamo. Ma che cavolo succede? Ragazzi, sto gioco certe volte fa quello che vuole. Quando vi giocate, che adesso apparirà il brutto pezzo di merda che non riesco a girare neanche la manopola. Se appare però il bastardo, raga, non so assolutamente dove andare. Perché prima almeno ho capito dove andarmi a nascondere, su per giù, tra virgolette. Cos'è? C'è qualcosina qua? Boh, l'ho raccolta, non so se serve o meno. Ah, era... Guarda che serviva. Serviva e come? Meno male che me ne sono accorto, sennò qua... oh. Però, ah, giusto, devo raccogliere l'ingrediente qua ed andarlo a mettere, perfetto. Chiudiamo nuovamente il cancello e andiamo avanti. Comunque dai, siamo ancora vivi, non ci sto credendo. Dov'è? Oddio! Oddio! La 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 la! Oddio! Oddio! No, raga, fa venire l'ansia però, bastardo, pezzo di merda che non sei altro. No, raga, vado qua. Qua che è un nascondiglio, tipo. No, no. No, non va bene. Perché c'era quel nascondiglio? Non va bene. Dove devo andare? Vado di qua. Oddio, si è aperta qualcosa? Vabbè, noi andiamo di qua, invischiamo tutto. Il problema è che non mi ricordo più dov'è il quadro, raga. Stiamo scherzando. Stiamo scherzando qua. Oddio mio, oddio mio. No, raga, sono perso male. Non so più dove cavolo andare. Che è? Che è? Perché la musica, raga? Raga? Aiuto! Perché? La musica! Il ponte! Per la casa! Perché? Sta musica? Leva via, 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 via. Brutti pezzi di merda che mi mettono i legni del cazzo qua. E levalo. Olà. Siamo dentro. Non sto capendo nulla. Sento dei rumori così a random. Sto morendo male. Altro disegnino qua, raccogliamolo. E qua ci sono tante di quelle cose. Che raga, è assurdo. Dove devo andare? Sto scatolo serve a qualcosa. Ok, là c'è qualcosa. Allora serve a qualcosa. Serve a qualcosa, perché là c'è un giondolino verde. Forse questo episodio durerà leggermente di più. Oddio! Oddio! Oddio, raga, l'avete visto? L'avete visto anche voi? L'avete visto anche voi? Ecco, vedete?
Qua c'è un disegnino, tipo fa vedere che il mostro non può venirci a prendere qua dentro, almeno credo. Sì, raga, ma io non ho capito una cosa. Ma adesso che ho la chiave e c'è quel figlio di puttana che cammina là fuori, io cosa devo fare? Devo uscire fuori per caso e andarmi a fare ad ammazzare? Cos'è che devo fare? Perché non ce l'ho ben chiaro. Veramente, ragazzi, non ce l'ho ben chiaro se c'è qualcosa qua dentro da, boh, da usare con questa chiave, ma non credo. Leviamo un attimo sto scatolo qua e vediamo se c'è qualcosa. No, ragazzi, mi sa che devo uscire. Mi sa che devo uscire. Questa cosa non mi piace perché non so dove andare. Porca vacca però, raga, porca vacca. Porca vacca, perché? Perché? Allora, intanto bussano. Sì, ma però, e sti cazzi, andate a fanculo, cioè, non è che mi mettono qualcosa, no? Ho preso un cazzo di chiavone là, ho preso qualcosa, non so assolutamente dove andare, non so cosa apra quel coso. Boh, può darsi che apra un cassetto, può darsi che apre un albero. E qua invece no, io sto qua adesso a cazzeggiare, non so dove andare, non so cosa fare. Oddio! Oh, mi sono cagato in mano. Oddio, è qua davanti. Che cazzo sei poi, tra l'altro? Sei una foresta ingandata? Guardalo là. Oh mio Dio. Ecco. Ecco che si fa tutto più difficile. Allora, aspetta un attimo che si calma l'atmosfera. Qua con questo disgraziato maledetto di un aspirapolvere del cavolo. Ok, si è calmato tutto. Non so dove è andato. Ragazzi, aiuto, aiuto. Non so che cavolo far. Dove devo andare? Non lo so. Cavolo. Oddio. Non mi piace sentire sti rumori, raga, vi giuro. Vi giuro, là c'è qualcosa. Non lo so, non lo so. Qua cos'è? Raga, sto coso forse prima non l'avevo visto. Forse prima non c'ero andato qua. E questo potrebbe essere un buon... No, no, non è un buon sto cazzo. Aspettate un attimo. Il cancello. Sì, non mi dite che... Vai, vai, abbiamo trovato. Perfetto. Veloce. Veloce, apri l'inventario del cazzo. Vai. Oddio. Oddio, chiudi. Via, via bastardo. Si è ingriccato. Porca puttana. Chiudi sta porta, via. Vaffanculo, sono caduto a mare, regà. Porca vacca. Ma mi sono cagato male addosso. Ma che cazzo volete di me? Dai. Non si chiudeva la porta. Porca vacca. Porca vacca, brutto bastardo che non sei altro. Mi è apparso là così a farmi il bastardo. Grandissimo pezzo di merda, veramente. Veramente, sei un grande pezzo di merda. Se appare di nuovo. No, regà, non mi piacciono queste musiche di cazzo, ok? Le possiamo levare cortesemente, grazie. Grazie mille per avermi ascoltato. Invece no, non mi ascoltano. Ah, mi ascoltano. Porca vacca però, raga. Ah, ok, questo è il coso qua. Perfetto, finalmente. Finalmente. Porca vacca. Mi sono preso due invarti o tre invarti, non lo so. L'ultimo è stato il più grande. Ok, andiamo a mettere questo coso qua. Ok, adesso si apre quello centrale. Comunque già siamo a 23 minuti di gameplay. Quindi vediamo di prendere questo ricordo, che ovviamente spero non sia difficile da raccogliere. Che cazzo è? Si era buggato tutto? No, non mi dite che... Oh cazzo, è un labirinto. Raga, l'importante è che... Oddio! No, via, 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 via! Corri, bastardo, corri, corri! Porco due, corri! Corri. Oddio, no, no. No, 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 no. Oddio, oddio mio, raga. E che cazzo devo fare qua per prendere sto ricordo ora io? Se c'ho il bastardo qua davanti. Guardalo là, madò. Accidenti a te, accidenti. Raga,
Dov'è il mostro? Per favore, me lo fate capire, grazie. Perché credetemi che è d'aiuto capire dov'è il mostro. Attraversiamo sto legno, raga. So cagato male. Ma so cagato male. Dov'è? No, aiuto. Ah, eccolo. Bastardo, vabbè, non mi prendi qua sotto, eh. Sai che bella figura di merda che ci fai messo lì. Raga, Hazard, vado qua. Ok, perfetto. Aspettate un attimo, forse l'ho preso per il culo. Vai. Corri, brutto bastardo. Si può chiudere? Oddio, era qua. Oddio! Era qua, porco demonio. Non si era attivata la musica. Vaffanculo. Devo andare là, quindi, immediatamente. Oh, cazzo. Raga, sono fottuto. Devo aspettare un po' che si allontani e poi entro là. Via. Run. Oh, cazzo. Oh cazzo, raga. Devo fare una cosa incredibile. Devo spostare la sedia prima che arrivi il mostro. Vai. Calati. Coglione, entra! Porco demonio, raga. Oddio. Raga, porca vacca, mi sta a battere il cuore male. Vaffanculo, coglione, abbiamo preso il libro, che cavolo è? No, vai via, entra dentro. Oddio mio, raga, mi viene la tachicardia qua. Ok, finalmente siamo arrivati qua. Ragazzi, finalmente. Vaffanculo. Già il terzo episodio è stato da cardiopatico. E adesso? Non lo so. Il terzo episodio è stato così. Spero che il quarto sia ovviamente qualcosa di molto più rilassante, anche se la vedo molto dura. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo passato veramente un episodio veramente assurdo. Quindi veramente lasciate tantissimi like perché non ce la faccio. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook che trovate in descrizione, iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua dove leggete tutto. Bella raga! No. Dai, suca. Dai, che è nostra. Spazza via. Vai. Oh. Vai a fare il centro convenzione. È occasione d'oro. Vai. Boom. No. Dai. Che cazzo è, però, dai. Vai, accendere al massimo.